Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Vi ricordate Morena Zapparoli? È sparita dalle scene da anni. Ecco che fine ha fatto la vedova dell'indimenticabile Gianfranco Funari. Morena Zapparoli. Showman, mattatore e conduttore televisivo, Gianfranco Funari è scomparso nel 2008 all'età di 76 anni. Tutti lo ricorderanno per la sua vita di successi, sempre affiancato anche nella malattia dalla sua amata moglie, Morena Zapparoli. Da quando è deceduto Funari, non si è più sentito parlare di lei. Ecco che fine ha fatto. Morena ha debuttato nel mondo della TV al fianco di suo marito attorno agli anni 2000. Durante la sua carriera ha partecipato a programmi di successo che l'hanno portata ad essere super apprezzata dal pubblico. Funari, dal canto suo, è stato un indimenticabile conduttore con uno stile estremamente personale che l'ha sempre caratterizzato. Poco prima di morire, nel 2005, durante un'intervista Funari ha lasciato un importante appello in cui dice ammetteva di essere a un passo dalla morte. Ho 5 bypass, ragazzi, vi prego, non fumate. Non fumate. Tornando a Morena Zapparoli, nel corso della sua carriera si è occupata principalmente di interviste politiche, per poi condurre La Natura della Salute, su Odeon TV. Un'esperienza un po' fuori dalle righe è stata la sua partecipazione al reality TV La Fattoria, dove ha raggiunto il podio, piazzandosi al secondo posto. L'amore che legava Morena e Gianfranco era forte e ha superato diverse turbolenze, tanto che li ha tenuti uniti anche durante la sua malattia. In un'intervista rilasciata a Teatro Musicanius la donna aveva confessato come si sono incontrati, raccontando la loro storia. Lo incontrai quando avevo 4 anni. Vivevo nell'Interland milanese. Io ero in un bar della zona con mio padre, che Gianfranco conosceva bene, e lui disse: "Che bella bambina, cresci bene che faccio il giro del mondo e poi ti sposo". Morena è figlia di un amico. L'ho conosciuta quando era una bambina di 5 anni. Le feci un buffetto e gli dissi: "Quanto sei bella, vado a fare un giro, poi torno e quando torno te sposo". Sono andato a fare un giro di 30 anni, sono tornato e per combinazione ci siamo ritrovati, raccontava invece Funari. Anche se non si vede più sul piccolo schermo, la carriera della Zapparoli sta continuando a gonfie vele. Attualmente è una blogger per Il Fatto Quotidiano, e compare spesso in qualità di ospite in programmi come Mattino 5 e Pomeriggio 5. Inoltre, dal 2011 ha una relazione con Antonio Presta. All'inizio è stato difficile. Ero spaesata ed era dura sopravvivere, ma col tempo, grazie all'appoggio dei miei amici, sono riuscita a riacquistare la forza. Gianfranco mi diceva sempre che non dovevo rimanere da sola. Quella sera ricordo che tra me e lui era nato già un feeling e così abbiamo incominciato a parlare e a ballare insieme. Dopo alcuni giorni mi ha contattato chiedendomi il numero e da lì abbiamo cominciato a frequentarci. Sì, abbiamo deciso di vivere insieme sin da subito, ha raccontato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. To do better.
say.